Veramente come se stessimo a casa. Tu ridi, ma è vero, come se stessimo in salotto. In realtà ho bisogno del vostro aiuto. Va bene? Vi spiego. C'è un qualcosa qui dentro che devo tirar fuori. Io sono tremendamente, tra l'altro dobbiamo spiegarci, sono tremendamente innamorato di una donna. Ok? Ok? Vi prego, rispondetemi. È molto difficile stare qui davanti a un pubblico così severo. Voi la conoscete, ok? Ora è di là. E poi nel frattempo si stanno preparando. La donna che amo si chiama... No. No, dico, si chiama... Natalia Titova, va bene? Io sono innamorato di Natalia Titova. E non dite fai la fila, mettiti in fila. Io sono innamorato tremendamente di lei. Quando c'è lei non riesco neanche più a parlare. Va bene, regia, ti prego, puoi darmi un po' di luce? Perché ormai siamo amici. Siamo molto amici. Dico proprio sul pubblico. Grazie. Allora, io ho scelto voi perché ho studiato un po' di manuali. No, no, dammi un po' più di luce, per favore, scusami. Un po' di manuali sulla conquista delle donne, va bene? La prima cosa che dicono tutti i manuali è quella di creare l'atmosfera. Allora io ho detto, ma perché non con un pubblico del genere? O no? Che dite? No. Perché non con un pubblico del genere? Allora io vorrei chiamarla e dichiararle il mio amore segreto. Anche se lei, secondo me, un po' se n'è accorta. Allora, dicono di creare l'atmosfera. Io stasera ho voluto creare questa atmosfera. Ce la facciamo insieme a ricreare il rumore del mare? Tipo, no, aspetta, vi prego, datemi una mano, io sono disperato. Ok. Non vergognatevi, fatelo per me. Perfetto, perfetto, non troppo perché sennò non è più un mare calmo. Allora, dopodiché io ho pensato, mare gabbiani. Quindi ogni tanto, quando ve lo dirò io, il mare continua. Ogni tanto, che ne so, una fila sì, una fila no, qualcuno fa il gabbiano tipo... Non nella stagione degli amori. Allora, no, fare, abbiamo poco tempo, vi prego. Gabbiani, basta, uno, no dinosauri, gabbiani, vi prego, fatelo per me, gabbiano, te lo dico io. Dopodiché ho pensato, perché no ai grilli? Quindi ogni tanto qualcuno dovrebbe fare cri, 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 eh?
capito? Fatemi sentire un cri cri. Oh, che grillini. No, scusate. No. Vai con i grilli. Grilli, grillettini. Che grillettini. Grazie. Facciamo una prova in tutte. Via. Grillini. Ok. Maestro, poi chiaramente vorrei in sottofondo una... mi dai un po' di luce sul pubblico, per favore, caro Giordano, grazie. E muovite. Scherzo, grazie. No, volevo chiedervi, ecco, un po' di luce e poi un sottofondo. Un sottofondo, ce l'hai regia? Mica perché ci siamo messi d'accordo prima, dico, ce l'hai? Facciamo... Grilli? 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 Gabbiano, Gabbiano? Ok, poi c'è scritto mantenere un atteggiamento disinvolto, ok? Quindi... Abbassa un po' la musica, maestro. Natalia! Natalia, cara mia, ti prego, soggiungi! Cara, sei lì, lo so. Timidona che sei. Ho scelto questa sera proprio qui. Vieni, ti prego, vieni qui con me. Prego, siediti, vieni qui. Taci, tu taci, taci, dico tutto io, taci, taci, taci. Che mano poderosa. Che mano poderosa, Natalia, prego. Una donna forte. Quanto sei sfregata con quel biondino, Madonna, quanto sei sfregata. Natalia, sì, lo so. È da tanto tempo che voglio dirti una cosa importante. Però, visto che non riesco neanche ad articolare delle frasi di senso contrario, ho deciso di dirtelo a modo mio. A modo mio, grazie. No, non lo rimetto dentro, grazie. A modo mio, pregherei il maestro alla regia di mandarmi Simone adesso lì. Pensavi davvero che io stessi facendo una dichiarazione? Allora, Matteo,
No, allora, il discorso è questo. Per me è come una sorella, eh? E poi voglio dire, io, secondo te, no, non stai stando, ti prego, stai lì. Secondo te, attento il microfono. Secondo te, uno come me può essere innamorato di Natalia di Dopo? Cioè, Natalia di Dopo, a biondino, a biondarello, uno come me. Ma io aspiro a donne più, uno lo fa per gioco, aspiro a donne molto più, insomma, poi voglio dire pure un po' bruttarella. No, dico, no, è proprio brutta, bruttissima, per me è brutta. Aspetta. Signori e signori, Massimiliano Rosolino! Buonasera. Vabbè, insomma, a me veniva da ridere perché sentivo la tua barba, quella non era preparata, sentivo la tua barba qui. E lei ce l'ha invisibile. Allora, no, vabbè, abbiamo pochissimo tempo. Intanto grazie per essere qui con noi. Sì, prego. E volevo dirti, tu sei un campione, un atleta, un agonista. Con la targa un po' vecchia, però. Tu lo sei, sì. Lo sei. E quindi sei anche un veterano, un saggio nello sport, no? Voglio dire. Ho sentito parlare di Gabbiani, perciò mi sono presentato. Gabbiani! Ti è Gabbianelli. Vado, no, ecco. Prova, mare. Gabbiano. Delfino. Delfini arnati. Giustamente delfino. No, allora, qui dietro si stanno preparando. Pulula. Di ragazzi, di artisti che scalpitano e vogliono esibirsi questa sera. Ti stavo ponendo un pelucco. Allora, vorrei chiederti una cosa, va bene? Molti di loro sognano la carriera da atleta, da agonista, e perché no, anche un giorno magari da campione, come tu lo sei stato e come me, perché se ti allenavo io, ragazzo mio, ovviamente. E quando ce la facevi. Comunque, a parte questo, devo dire che loro attendono un tuo consiglio, un vademecum by Massimiliano Rosolino, che porteranno con loro per tutta la vita, per tutta la loro vita artistica, perché qua ci sono ragazzi che fanno le gare, non è che c'è il saggio, sì, ed è bellissimo, e fanno anche le gare. Massimiliano, magari ti togli ste ali. Come invece me le ali, sì. Mettiamoci seduti qui, perché siamo a casa, questi sono tutti i miei amici. Mi stanno sfruttando per guadagnare tempo. Tutti a cena, è chiaro. Allora, dai, dici qualcosa. No, io credo che la cosa fondamentale è che ovviamente questa è una disciplina un po' diversa dalla mia, è una disciplina comunque artistica, e di conseguenza veramente ce n'è per tutti i gusti, si vede proprio che insomma uno nasce così. Oggi ho avuto il piacere di vedere per la prima volta la mia bambina, come dire, quasi 4 anni, insomma, mi sono emozionato. E la cosa bella è stata vedere proprio i momenti di difficoltà, perciò le lacrime, tra delle lacrime, comunque sarei cavato lo stesso. Questo vuol dire che da piccoli e da grandi, piaceva anche Natale, perciò insomma, da piccoli e da grandi, la caratteristica di comunque emozionarsi ancora contraddistingue chi veramente sogna. Insomma, mettersi in gioco, mettersi un paio di anni, ci sono ragazzi qua dietro che veramente sognano, e sognare è possibile. Noi genitori dobbiamo soltanto cercare di essere riflettori, magari non è la musica, ma lasciare a loro il momento di esibirsi, sbagliare, di alzarsi. Quindi stiamo a guardare. Vabbè, ragazzi, allora capite perché poi è un campione. Massimiliano Rosolino. Ciao ragazzi, grazie. Congediamolo con un bacio. Che bel biondo. Allora